Parla delle questioni della politica del Comune di Avellino a margine di un convegno sul referendum la Presidente del Consiglio regionale Rosa D'Amelio, avallando l'idea che i consiglieri devono rispondere all'elettorato. Il PD, per D'Amelio, deve tenere alta l'attenzione e deve sollecitare il sindaco Foti a rilanciare la città. Non attiene a me decidere sulla città, non l'ho mai fatto, non intendo farlo. Dico solo però che il PD deve tenere alta l'attenzione su Avellino, perché è città capoluogo e perché insomma quello che avviene sul terreno della trasparenza, della legalità, insomma, mi preoccupa molto in quanto dirigente nazionale del Partito Democratico. Ma secondo lei è giusto che si vada avanti con Foti? Ma io l'ho detto più volte, ripeto, non devo decidere io, ma credo che sia utile che questa città abbia uno slancio, e per avere uno slancio bisogna naturalmente ripartire con modalità, si sarebbe dovuto ripartire con modalità diverse. Io ho condiviso la richiesta che era stata fatta di fare una giunta di alto profilo, ma a Foti questo glielo ho detto anche 2 anni fa, dopo che non era stato eletto alla provincia, una giunta di alto profilo tenendo dentro anche l'opposizione, tutti quelli che in questa città ci credono. Oggi non so più se sia ancora in tempo, non lo so, e sono i consiglieri che devono decidere. I responsabili che hanno votato il bilancio chiedono per i suoi consiglieri provvedimenti da parte del PD, visto che non hanno né votato il bilancio e si sono anche staccati dal gruppo PD. Fanno bene, io credo che anche gli consiglieri che hanno fatto i gruppi devono chiedere conto al PD perché non si sia interessato il partito seriamente nazionale sulle questioni della legalità e della moralità, che è quello che ci interessa molto di più.